Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Derby toscano di grande fascino allo stadio Armando Picchi. Di scena la sfida fra il Livorno e il Siena, due nobili decadute fresche di retrocessione in Serie B che puntano però all'immediato ritorno nella massima serie. Assenze pesanti su entrambi i fronti, nel Livorno mancano Parravicini, Danilevicius e Mionico infortunati e Barusso squalificato. Nel Siena invece niente da fare per Vergassola, Brandao, Munar, Farelli, Bolzoni e Marrone. Parte forte la formazione ospite, c'è questo traversone di Troianiello, la girata volante di Emanuele Calaiò, capitano per via dell'assenza di Vergassola. Pallone sul fondo, attenzione a questa palla persa da Terzi, prova ad approfittarne Tavano, il destro termina sul fondo. E poi dopo soli 11 minuti infortunio per Filippo Carobbio, nelle fila della Siena, necessario il cambio, entra il rumeno Paul Costantina Codrea, situazione già difficile in mediana per l'assenza di Bolzoni, Marrone e Vergassola. E questo è lo splendido gol di Federico Dionisi che porta in vantaggio il Livorno al 17° minuto. Rivediamo il traversone perfetto di Surraco, colpo di testa imperioso di Dionisi, niente da fare per Coppola. La risposta del Siena affidata proprio a Codrea due minuti dopo il gol di Dionisi, para in tuffo De Lucia. Rivediamo la gran conclusione dalla distanza del regista rumeno del Siena, ancora Codrea su punizione. Attenzione, spunta la testa di Mastro Nunzio, ma parata strepitosa di De Lucia e poi da pochi passi Troianiello non riesce a ribadire in rete. Rivediamo ancora l'inzuccata da parte della Vipera, Mastro Nunzio e il grande colpo di reni a salvare il tutto da parte di Alfonso De Lucia. E qua proprio in chiusura di tempo grave svista da parte della guardalinea Rubino per questo fallo netto di Lambrughi su Sestu. Fallo non visto nemmeno dall'arbitro Baracani, che ammonisce addirittura Calaiò per proteste. Con le immagini passiamo alla ripresa, subito una punizione di Tavano, la risposta di Coppola che abbranca poi la sfera. E attenzione adesso, episodio molto discusso, c'è questo gol splendido di Emanuele Calaiò annullato per fuorigioco. La segnalazione della guardalinea Bernardoni, in realtà come si può vedere Calaiò è in posizione regolarissima sul lancio dalle retrovie di Del Grosso, dunque grossa ingiustizia nei confronti del Siena. Attenzione adesso allo spunto di Schiattarella, il pallone dentro per Dionisi, cerca l'angolo più lontano, palla fuori di pochissimo, ancora una volta vicino al gol Dionisi. E attenzione adesso, 24° minuto, doppio cambio nelle fila della Siena, dentro Camatà per Rossi e soprattutto Marcelo Larrondo per Emanuele Calaiò, che non sembra gradire la sostituzione da parte del suo tecnico Antonio Conte. E invece il momento della standing ovation per Federico Dionisi, l'autore della gol del Livorno, al suo posto Segerino. Attenzione adesso, Codrea, il colpo di testa di Larrondo, è entrato da poco e c'è il pareggio della Siena con Marcelo Larrondo. Il gol del 22enne attaccante argentino che nell'esultanza imita Battistuta sfoderando la famosa mitragliatrice del suo connazionale. 1-1 del Siena con la complicità, come si può vedere, della portiere De Lucia. E adesso siamo al 90° minuto, espulso Alessio Sestu, rosso diretto per questa brutta entrata, gamba tesa pericolosissima nei confronti di Luci. Rimane in 10 la Siena, ci prova Tavano al 93°, ma il pallonetto non preoccupa Coppola. Finisce qui 1-1 il derby toscano fra Livorno e Siena, con la squadra di Conte che sale a quota 5 punti in classifica. Sale a 4 invece il Livorno, che esce comunque fra gli applausi del suo pubblico.